Ciao amici, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E siamo qua a Riva Trigoso, si vede il mare di dietro, abbiamo i cantieri navali, sentite dei rumori di martelli, vengono appunto dai cantieri navali. Oggi faremo questo video abbastanza breve e dove vi farò alcuni quesiti, più che altro vi dirò quello che penso io. Allora, io mi ricordo che esattamente 20-25 anni fa, quando si comprava un'auto sportiva, quando si parlava di avere un'auto da 200 cavalli, si aveva già un'auto veramente notevole. E ho notato, constatato che oggi tutti hanno questa malattia mentale di avere bordelli di cavalli che vogliono tutti passare a stage 2, stage 3, stage 4, 400 cavalli, 500 cavalli, 350 cavalli. Ma io vi dico, lo sapete che esisteva una macchina tanti anni fa che rispondeva al nome di M3E30, che ancora oggi è considerata da tutti icona dell'automobile sportiva. Ancora oggi c'ha molto da dire, facendo male a molte altre auto di oggi con moltissimi cavalli. E all'epoca vi garantisco che la macchina lì era un 2013 cilindrata che sorpassava di pochi 200 cavalli, e all'epoca era considerata, ancora oggi è considerata, una macchina straordinaria, ed era un motore aspirato con quei pochi cavalli lì che però erano magici. Oggi invece mi sembra che sia tutto cambiato, come in tutte le cose, e oggi se non si hanno tonnellate di cavalli sembra quasi che la macchina non vada, ma in realtà è questione che basterebbe avere i cavalli che si hanno di serie e farli trotterellare come si deve. Adesso poi, per carità, una piccola centralina, un aiuto così, ma prima imparate a guidare la vostra auto, magari che ci abbia già 250-300 cavalli, che credetemi sono già veramente un'enormità, specie se si va a girare in qualche tratto di montagna, ma poi anche in pista, no? Cioè dite, oh, io metto 300 cavalli per attaccarvi, poi a chi? Tanto lo sapete benissimo che in pista, nei track day, vince soprattutto chi ha più sghei. Quindi se uno arriva lì che ha una macchina che va già più veloce di serie, tipo un Exige, una Porsche Turbo o una GT3, vi sta davanti lo stesso. Voi avete investito un sacco di soldi alla fine per avere il rischio comunque che dannatamente succedesse mai qualcosa, ci fosse mai un incidente con feriti. La prima cosa che fanno, vanno a vedervi le centraline se la macchina è in ordine, se no vi tocca anche pagare di tasca vostra il danno che andate a provocare, quando probabilmente con i cavalli già di serie, che parliamo già 250-300 cavalli, sono più che sufficienti per fare il bello, il brutto e il cattivo tempo. Si tratta solo di imparare a guidare bene le vostre auto e godervele per quello che sono. Non serve avere tanti cavalli, se no compratevi una macchina che sia già più potente di serie. Per andarvi a prenderti questi rischi qua, secondo me è pura follia. Però ragazzi, il mondo è libero e ognuno può fare quello che vuole, però questo è un consiglio che vi do io: godetevi le vostre auto per quello che sono, che tanti anni fa anche una semplice 106 rally da 120 cavalli regalava delle soddisfazioni uniche, e aveva solo 120 cavalli, era un 1600. Quindi ragazzi, per farvi capire, non serve avere tanti cavalli, con poco si può avere tanto, basta saper apprezzare quello che si ha. Con questo chiudo il video, al prossimo.